Buonasera, buon martedì, cari amici appassionati di pallacanestro. Siamo di nuovo qui in vostra compagnia. Partiamo dopo aver fatto il tagliando la scorsa settimana, aver rodato un po' il nostro motore, così come hanno fatto tutte le squadre. Bene, accendiamo il semaforo verde. Come è partito il campionato, Panorama Basket entra nel vivo con la sua seconda puntata. E intanto chi troviamo? Sempre qui, puntualissima come tutti i martedì, la nostra Francesca Piccheri. Ciao Francesca. Ciao Enrico, buonasera a tutti. E allora, puntata comunque ricca, ricca davvero, perché come dicevamo il campionato è appena iniziato in questo fine settimana, allora lo racconteremo a partire da oggi e come lo faremo. Lo facciamo partendo subito festeggiando due delle vittorie delle nostre squadre romagnole direttamente qui nei nostri studi, grazie ai nostri ospiti, ospiti che vengono da Forlì e da Ravenna. Allora vado subito a presentarveli. Partiamo da chi ormai è di famiglia, perché lui è sempre qui con noi da tanti anni. Di chi sto parlando? Ovviamente del capitano della pallacanestro Forlì, Jacopo Giachetti. Ciao Jacopo, ciao, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Cioè, Jacopo, ormai qui te facciamo un party, tanto sì, è casa tua, hai le chiavi di Tele Romagna. Grazie Jacopo di essere con noi. E poi accanto a Jacopo finalmente troviamo qui fisicamente nei nostri studi uno dei tiratori più pericolosi di tutta la Serie A2, lui è la guardia del basket Ravenna, Davide De Negri. Ciao Davide, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera, ciao, grazie. Davide, grazie. Grazie ciao a te. Il fatto di vederti qui in presenza è anche un bel segnale di una dei tanti passi avanti verso quella che speriamo possa essere la normalità, no? Di rivivere e rivedere il basket come lo conosciamo sempre. Però Francesca, non ci fermiamo qui, è iniziato il campionato di Serie 2, è iniziato anche il campionato di Serie B e ci ha tenuto una super sfida quella domenica tra Rieti e RBR Rimini. Parleremo delle prospettive in campionato di Rimini, oltre che della sfida stessa. Con chi lo faremo? Lo faremo con chi è in collegamento con noi o sarà in collegamento con noi prestissimo, un ragazzo che è veramente parte del progetto di Rimini sin dall'inizio, lui è l'ala biancorossa Francesco Bedetti. E poi, come tutti i martedì, Panorama Basket vive grazie al vostro sostegno, grazie alla vostra interazione, quindi ricordiamo per l'ennesima volta quali sono i contatti per interagire con noi. Il numero è sempre lo stesso ed è 334-6091-869. Voglio leggere davvero tantissimi messaggi WhatsApp questa sera. E soprattutto vogliamo vedere anche come sarete partecipi, lo siete sempre tantissimo, anche sui nostri social, Francesca. Esatto, Panorama Basket lo trovate su Facebook e su Instagram ed è proprio su Instagram che dovete andare in questo momento. Se non ci seguite, fatelo immediatamente, dopodiché andate nelle nostre storie, perché anche questa settimana abbiamo da proporvi sia dei sondaggi che delle domande. Io, Enrico, parto subito con la domanda di oggi, perché in questa prima giornata di campionato di Serie 2 ci sono state veramente tante partite con risultati davvero imprevisti. Allora abbiamo deciso di chiedervi questo: quale secondo voi è stata la vittoria più sorprendente? Vi diamo quattro opzioni e sono quella di Nardò, quella della Stella Azzurra Roma, quella di Chiusi oppure di Ravenna. Andate nelle nostre storie e ditecelo. Esatto, e poi passiamo al sondaggione classico, perché passiamo da una super sfida come quella di domenica scorsa tra Rieti e Rimini a un'altra super sfida sempre con Rimini protagonista, questa volta con la vincitrice della Supercoppa, ovvero i Raggi Solari Faenza, derbissimo. E allora semplicemente pronosticate, diteci chi vincerà il derby di domenica. Detto questo, Francesca, andiamo a fare un riepilogone di quello che è successo. Andiamo. Ci sono tantissime cose da dire, Enrico, infatti come dicevi tu il semaforo verde della stagione si è acceso e Forlì e Ravenna sono partite subito a tutto gas, andando a conquistare due nette vittorie rispettivamente in casa di Chieti e Cento. Tra le favorite della vigilia risponde presente solo Scafati, mentre Ferrara e Verona steccano l'esordio purtroppo venendo sconfitte da Chiusi e da Latina. Latina, unica squadra capace invece di vincere tra le mura amiche. Scendiamo ora in Serie B, l'attesissima sfida tra Rieti e Rimini vede i romagnoli protagonisti di una grande partenza, ma il quarto periodo è tutto dei laziali che portano a casa la partita. Emozione a non finire anche nel derby tra Imola e Cesena, ma dall'altalena tra le due squadre esce vincitrice l'Andrea Costa, che si mette in tasca due punti davvero importanti. Lo stesso vale anche per i Raggi Solaris, che dopo aver sconfitto Ancona in Supercoppa fanno di nuovo il bis in campionato e ancora una volta grazie ad un allungo decisivo negli ultimi 10 minuti.
E questo era quanto è successo in Serie A 2 e in Serie B. Io aggiungo che è partito anche il campionato nazionale di Serie A femminile con l'Open Day, tutte le gare giocate domenica per Faenza Basket Project. Era l'attesissimo ritorno in Serie A, è stata sconfitta la squadra di coach Schweitzer da Moncalieri, era però una Faenza molto rimaneggiata con tante assenze, in più si è aggiunto anche l'infortunio di Franceschelli e speriamo soprattutto che Faenza possa tornare a pieno organico quanto prima. Detto questo, Francesca, noi iniziamo subito a interloquire con i nostri ospiti. Davide, parto da te, perché parto proprio dal sondaggio che abbiamo fatto. Abbiamo messo tale vittoria a sorpresa, quella di Ravenna. Tu dirai perché, Enrico, hai messo Ravenna tra le vittorie a sorpresa? Beh, perché Cento si annunciava, uno, in grande condizione, ha fatto benissimo in Supercoppa. Ci avevate giocato proprio in Supercoppa poco tempo fa e non era andata bene per voi. Siete tornati a Cento. E siete tornati a 100 alla stragrande, perché è stata una partita condotta dall'inizio alla fine da Ravenna. Cosa è cambiato? Sì, assolutamente, hai detto bene. I favori del pronostico erano tutti dalla parte di 100. Oltretutto loro giocavano la prima partita in casa in questo nuovo palazzetto col pubblico. E apro parentesi, è stato bellissimo ritornare a sentire il pubblico. E anche i nostri tifosi son venuti in tanti, si sono fatti sentire, quindi è stata proprio una bella atmosfera. La partita noi l'abbiamo giocata molto bene fin dall'inizio e infatti siamo stati sempre sopra e abbiamo tolto un po' i loro punti di forza, specialmente il tiro da tre punti e sicuramente anche il fatto di averli incontrati praticamente una settimana prima in Supercoppa ci ha aiutato, anche visto che abbiamo tanti giocatori che sono al primo anno in questo campionato, nella conoscenza degli avversari. Difesa, perché davvero avete concesso neanche il minimo sindacale a Cento. Sì, noi siamo una squadra che se vuole vincere le partite deve difendere, perché non siamo la squadra con più talento, e quindi questa è la base. Devo dire la verità, c'è sempre, secondo me, è la prima di campionato e bisogna sempre capire dove ci sono i meriti nostri e dove gli altri invece hanno fatto male. Secondo me loro hanno sbagliato anche tanti tiri che potevano segnare, però sicuramente noi siamo sempre stati tosti in difesa e alla lunga questo ha pagato. E poi, quando Cento si è riavvicinata, l'ha fatto in un paio di occasioni anche in modo importante, nervi saldi, insomma, e avete trovato un Tilghman che in quei momenti, non solo sì, lui, anche te, sono stati determinanti. Sì, loro hanno avuto, mi sembra, un momento nel terzo quarto che Gasparin ha messo due bombe di fila e il pubblico si è acceso, e poi anche uno nell'ultimo quarto, ma noi appunto siamo stati bravi a tenere mentalmente. Non è facile per noi perché comunque siamo una squadra mediamente giovane, quindi... questo qua è lo step che dobbiamo fare, no? Rimanere sempre lì con la testa. L'abbiamo fatto, adesso dobbiamo continuare così. Testa, ha detto Davide De Negri, e Jacopo, testa l'ha avuta assolutamente anche la tua Forlì, perché venivate da un precampionato che aveva lasciato qualche punto interrogativo. Esordio in stagione a Chieti, comunque campo dove l'anno scorso Forlì aveva perso, si va 18 punti di vantaggio. Sono un po' la controprova di una partita interpretata nel modo giusto, soprattutto io dico con la giusta intensità ed energia. Sì, finalmente siamo riusciti a mettere in campo l'energia che volevamo. Abbiamo fatto sicuramente un precampionato sotto le aspettative, però devo dire che abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato molto anche per inserire nuovi, visto che il quintetto è completamente rinnovato. E quindi c'era bisogno di un po' più di tempo. Ora non eravamo scarsi prima e campioni ora. Cioè, siamo in un processo dove dobbiamo lavorare ancora tantissimo. E quindi l'importante è farlo con due punti, con una vittoria che sicuramente dà morale dopo quel filotto di sconfitte che ha fatto già un po' male a tutti. Però avete risposto di squadra, nel senso che io mi sono trovato anche un po' in difficoltà quando per il giornale dovevo dare i voti a voi giocatori nella pagella nel trovare, diciamo, un MVP, perché tutti avete fornito un contributo importante davvero. A sì, parte forse uno, ma ne parleremo. No, è come è stata impostata la squadra, quindi senza stelle assolute che ogni partita ci dovevano fare 30 punti per salvarci, ma ognuno un protagonista diverso ogni domenica, quindi siamo stati bravi perché ognuno ha portato il proprio mattone alla causa. Da grande, grande difesa siamo ritornati un po'
sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alle ultime partite in difesa, anche in attacco, però anche la partita, questa qua, ha dimostrato che abbiamo ancora tanto da lavorare. Ecco, in un ideale, diciamo così, metro, in cui questo metro misura i progressi che avete fatto dal giorno del raduno ad oggi e quelli che dovrete fare, a che punto siete? Ma secondo me, delle qualità della squadra, siamo forse a metà. Forse a metà, perché abbiamo iniziato innanzitutto con la conoscenza reciproca con i nuovi, quindi non è mai facile subito all'inizio trovare i giusti assetti in campo. E poi dopo ora c'è da mettere su una chimica di squadra, di difesa, di attacco, soprattutto nei momenti difficili lo stringersi ancora di più e uscirne tutti insieme, perché tanto alla fine, se vogliamo vincere, sappiamo che dobbiamo farlo di squadra, nessuno ci tirerà mai fuori da soli, e quindi c'è ancora bisogno un bel po' di lavorare. Per Forlì e per Ravenna sono state quelle che io definisco delle partenze comunque intelligenti, e se la regia può mandarle in onda, abbiamo preparato proprio una slide al riguardo che un po', diciamo, mette anche l'accento su quello che sia Davide che Jacopo hanno appena affermato poc'anzi nell'inizio della nostra chiacchierata, però ci sono altri aspetti su cui possiamo focalizzare l'attenzione. Ad esempio, Davide, non solo difesa, perché Ravenna 6 palle perse solo nella partita contro Cento, insomma, è una squadra comunque anche intensa, anche aggressiva, vuol dire anche bilanciamento dell'attacco. Sì, loro sono una squadra che difendono molto tosto e vanno sempre 1000 all'ora, quindi sicuramente lo staff in settimana ci aveva, diciamo, anticipato quello che avremmo trovato in campo, e quindi siamo stati bravi tutti, non solo i playmaker, a non fare palle perse banali, che poi quando giochi fuori casa comunque sono quelle che ti uccidono, perché se uno va in contropiede, una schiacciata, un canestro facile, si accende il pubblico e diventa difficile. Invece Jacopo, per Forlì abbiamo segnalato due cose, soprattutto 44 rimbalzi, avete stravinto la lotta a rimbalzo, e 35 punti che arrivano dalla panchina. Vabbè, nella panchina ci siete tu, Bolpin, che è in grande forma, in grande fiducia, Natali, che ha fatto una gran partita secondo me, e Davide Bruttini, insomma la vecchia guardia ha risposto bene. Quelli alla fine ci siamo, quindi questo dimostra il fatto che è una squadra con 10 titolari, quindi non c'è bisogno, quando magari c'è la giornata storta di uno, sappiamo che c'è subito dietro qualcuno pronto a far bene. Come avete visto dalla slide, sono molte più le note positive di quelle che abbiamo definito rimandato, cioè non bocciamo nessuno ovviamente dopo una partita di campionato appena, ci sono le situazioni che però bisogna un po' analizzare brevemente, però in maniera lucida, come sai fare tu, Jacopo. In questo momento Carroll è un giocatore ancora un po' ai margini, no, della squadra, almeno a vedere esternamente le partite. Ti chiedo come sta vivendo lui la situazione, e in seconda battuta come deve venire incontro Forlì a Carroll e Carroll di venire incontro a Forlì. No, partiamo dal fatto che è un ragazzo d'oro, che è venuto qua dal primo giorno con grande voglia di lavorare e grande desiderio di migliorare. Ovviamente è in un contesto diverso rispetto agli anni passati. Gli anni passati gli veniva chiesto di salvare la baracca tirando senza tutte le palle che gli passavano dalle mani, e è sempre stato in squadre dove ha lottato per i bassi fondi, quindi dove diciamo che anche la difesa non è curata magari come le prime della fascia. Quindi ha bisogno di un po' di tempo, perché ovviamente è entrato in un contesto di una squadra dove ci sono tanti giocatori importanti, e quindi dovrà cercare di trovare il suo spazio all'interno del contesto, visto che ha delle caratteristiche importanti ed è molto bravo. E voi come potete aiutare lui? Noi aiutandolo, cercando di fargli fare i suoi tiri, perché è un grandissimo tiratore, cercarlo di farlo partire dalle cose semplici. Lui non deve iniziare e pensare oggi faccio 30 punti, perché non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno magari di qualche difesa buona, di rimbalzi, di un contropiede, una schiacciata,
un canestro da tre, cioè deve entrare in questo meccanismo di fare delle cose buone nei minuti che l'allenatore gli concede, un po' come tutti, solo che lui è abituato magari a giocare tutta la partita, ad essere molto libero in attacco, ora deve entrare in un contesto diverso, però ha tutta la voglia di farlo e noi siamo ogni giorno a supportarlo perché crediamo in lui, perché ha veramente delle caratteristiche umane e sportive importanti. Perfetto, credo che sia molto importante quello che ha detto Jacopo. Invece Davide, uno, com'è giocare di fianco a Tilgman per te quest'anno? Due, Sullivan, obiettivamente diamogli tempo perché è arrivato praticamente l'altro ieri a Ravenna, deve ancora capire tante cose, deve ancora ambientarsi a tutti gli effetti, no? E poi comunque dei movimenti che a me non sono dispiaciuti affatto. Sì, allora con Austin stiamo cercando di trovare sempre di più l'intesa e a me, diciamo, viene chiesto il ruolo un po' più come l'anno scorso quando poi è arrivato Rebez, nel ruolo di due, e però avendo comunque anche Nick Berdini dalla panchina, che è un giocatore comunque giovane che ha bisogno di una mano, cerco di sempre di dare una mano anche nel compito di playmaking. E quindi Austin, vabbè, ha fatto una grandissima partita, ha fatto dei canestri, come hai detto prima tu, molto importanti nel momento caldo. E Lewis, hai detto bene, è arrivato davvero all'ultimo, e quindi sicuramente c'è bisogno di tempo per tutti, per lui ancora di più. Ha fatto molto bene nella partita, l'unica partita di Supercoppa che ha giocato proprio contro 100, la prima di campionato, quindi... Sì, assolutamente. Insomma, poi comunque dal mio punto di vista... Fisicità importante per la tipologia di squadra che è Ravenna, mi piace anche come attacca con decisione il canestro frontalmente, quindi è un po' diverso da Sam McGivens, però può darvi molto in prospettiva. Sì, sicuramente è un giocatore diverso da Givens, è un giocatore comunque che magari non troppo esplosivo, però si muove tanto, non sta mai fermo, quindi... Per le difese non è facile, noi abbiamo bisogno di quello perché comunque c'è bisogno di prendere tanti rimbalzi, ho visto anche la slide di prima che hai messo. Sì, 10 rimbalzi offensivi, sì, catturati da 100. Sì, sicuramente può essere un nostro punto debole in cui dobbiamo comunque essere tutti concentrati e lui ci dà una grossa mano in questo. E un giocatore che ha tanti movimenti anche spalle a canestro, quindi... diamogli tempo, ecco. Assolutamente. Francesca, arrivano già dei messaggi per il nostro Davide De Negri, possiamo già leggerne uno? Sì, grandissimo Deg, ragazzo umile, gran lavoratore e ottimo giocatore in grande crescita. Sempre fino alla fine, firmato Andy da Ravenna. Andy da Ravenna, troppo gentile. A proposito, questo messaggio mi dà il là per far vedere a Davide una slide e dargli una notizia che non so se lui sa. Vai. Tu a 100 sei riuscito, casomai quando la slide è in onda la vedi proprio in quel momento, a realizzare il tuo punto numero 400 con la maglia di Ravenna. Esatti, tondi. Sapere questo era difficile, onestamente. Cioè, 400 punti tondi con la maglia giallorossa. Beh, in un anno è una partita. Non sì, poco. sì, dai. Vabbè, sono contento, ma più che altro sono contento, la cosa più importante è che abbiamo vinto, poi dopo... L'altra cosa che non vedo l'ora è domenica giocare davanti al nostro pubblico. Poi queste cose qua, ripeto, sapere questa hai scavato bene, quindi era difficile. Ti rivedi nella dicitura di giovane veterano? Perché io ormai ti vedo giocare da esattamente dal tuo esordio in Serie 2 nel 2015. Sì, vabbè, quell'anno lì diciamo che ho giocato poco, poi ho iniziato a giocare tanto. Però sì, è comunque qualche anno che faccio questo campionato. E come ho detto prima, abbiamo dei ragazzi giovani in squadra che magari è il primo anno che giocano o comunque giocano con queste responsabilità, e quindi io cerco di dargli una mano, anche il coach è quello che mi ha chiesto di essere affidabile, soprattutto noi del gruppo italiano che siamo rimasti dall'anno scorso dobbiamo secondo me dare questo, dare solidità e far capire a tutti quello che ci vuole per vincere in questo campionato. Tra l'altro siete rimasti in quattro, sì, italiani dell'anno scorso, di cui Davide De Negri, Tommy Oxiglia, Alessandro Simioni, non è che si conoscono dall'anno scorso. Sì. Voi avete fatto un campionato mondiale in Egitto nel 2017, medaglia d'argento, con Paiola e altri, sì, ragazzi, ma eravate voi tre. Sì, quindi sì, c'è un bel feeling tra voi. Sì, ci conoscevamo già da tanto tempo e...
e niente, siamo molto amici. Siamo rimasti 4 giovani in realtà. Sì, e beh, c'è anche... C'è anche il giovane Ciccia. Esatto. E no, vabbè, siamo contenti di essere rimasti noi appunto e è una buona base per quest'anno, ecco. E che feeling c'è? Continua ad esserci invece, Jacopo, tra te, Davide Bruttini, Nicola, insomma, io vedo che, insomma, c'è ancora, c'è una ritrovata volontà e vitalità. No, quello senza dubbio. Poi devo dire che quest'anno il grandissimo acquisto della stagione è Volpin, perché l'anno scorso aveva iniziato un po' titubante, facendo una seconda parte di stagione importante, quest'anno ha iniziato subito dal primo giorno la preparazione con dove aveva finito. E quindi secondo me quest'anno può fare veramente tanto. Io lo conosco già dai tempi di Venezia, che quando giocavo a Venezia io lui faceva il giovane. Quindi sono vecchio, però... E che cosa ti chiedeva? E cosa ti chiedeva? Parlavamo dei consigli, a me piace tantissimo parlare con i giovani. Ma poi ne parliamo. Stare lì, chiacchierare, anche lo faccio ogni giorno con i nostri, perché veramente mi piace sapere anche le loro emozioni e tutto quello che li passa nella testa quando entrano con noi. E lui è un giocatore veramente che adesso ha grandissima fiducia. Sì, grande fiducia, mezzi fisici, tecnici... Veramente, secondo me, è un lusso per questo campionato. Assolutamente. A proposito di lussi del campionato, io so che Jacopo Giachetti per Forlì continua ad essere un lusso, ma è bastata una giornata della stagione 2021-2022 per mettere il sottoscritto in una difficoltà estrema per scegliere le azioni della nostra top 5. Allora, mettiamo un po' di rock in questa notte? Andiamola subito a vedere. Tillman stoppato da Berti, 2 secondi alla fine del possesso, Tillman troppo libero per tirare da 3 e segna Austin Tillman, prodigio da parte del playmaker di Ravenna. Nasconde la palla su Tomassini, prova a penetrare, difficile penetrazione di Tillman che in qualche modo trova mezzo metro per rilasciare la palla contro le lunghe leve di Berti. Palumbo ancora per Heinz che adesso in modalità showtime. Mamma mia! Showtime per Kenny Heinz. Che giocatore, signori! Che super giocatore! Rimessa con 14 secondi sul cronometro, ci si dimentica di Anumba, ma arriva una grandissima stoppata da parte di Trentin. Imola deve ritrovare lucidità, deve ritrovare il suo modo di giocare, è una gran difesa. Mamma mia che stoppata da parte di Trentin. Davide Meluzzi prende, tira e sbaglia ancora Giachetti in campo aperto. Va con un assist clamoroso, clamoroso. Jacopo Giachetti, scuola di assist, manuale del basket, capitolo 1. Secondi per il tiro di Imola, ragionare, si va da Trentin, non sono passi per Imola, butta questa tripla, Carnovali da 7,5 metri per il massimo vantaggio eguagliato di Imola allo scadere dei 24 secondi.
Company trascina Imola al nuovo più uno, 21-20, il recupero da parte di Carnovali che va 1-0, poi si arresta da 3, folle! La tripla di Carnovali che decide di non attaccare Okoye, ma va con la tripla, soluzione folle da parte di Carnovali che però ha ragione lui, segna da 3! Wow, questa prima giornata di campionato veramente, Enrico, ci ha donato tantissime bellissime azioni, quindi capisco e comprendo le tue difficoltà nel scegliere le più belle, ma io allora le vado a ripercorrere insieme a voi, però in una chiave davvero particolare, perché questo è stato vero e proprio spettacolo. Allora noi vi diamo il benvenuto al cinema. Allora lo facciamo partendo dal No Time to Die, interpretato da Austin Tillman di Ravenna, che davvero non si arrende mai e fino alla fine trova un modo alla fine per raggiungere il canestro. E poi ancora un Kenny Ace, davvero un condottiero di follia Chieti, con un canestro degno di un supereroe della Marvel. Quale? Beh, questo lo sceglierete poi voi. E poi andiamo e scopriamo che sono ben 3 i piani, quelli che ha saltato Carlo Trentin per andare a stoppare prima a Numba e poi in Dour di Cesena. Poi nella nostra classifica ovviamente non poteva che esserci anche il nostro ospite Jacopo Giachetti, che ci fa salire sulla giostra con il suo straordinario assist per Natali. Al primo posto ovviamente non poteva che esserci Space Jam, ovviamente, perché con le sue 2 triple Tommaso Carnovali di Imola ha fatto veramente sognare e ha fatto qualcosa di spaziale. Esattamente, Francesca, davvero tante azioni bellissime, alcuni canestri stupendi anche di Davide De Negri nella partita tra Rieti e Rimini, delle triple di Saccaggi clamorose, poi anche Faenza, insomma c'era davvero per farne 3 di top 5 questa settimana. Insomma, siamo partiti alla grande anche da questo punto di vista. Però, partite alla grande, io ho chiesto a Davide di Tillman, ti chiedo di Ace, che giocatore è Ace e come ti trovi con lui? No, è fortissimo, fortissimo, lo sapevamo che era stato subito descritto come uno dei migliori, perché lui ha sempre giocato nei primi campionati di tutta Europa, quindi è la prima volta che scende in una seconda lega e ha sempre fatto un sacco di punti ovunque in giro per l'Europa. È veramente un talento veramente forte, poi è un bravissimo ragazzo, disponibile, carino, si allena, simpatico, quindi veramente è qualcosa di importante. Purtroppo all'inizio in preparazione ha avuto qualche guaio fisico che l'ha limitato un po' e ora sta prendendo sempre più forma e si vede. Jacopo e Davide, entrambi, come lo vedete questo campionato? Parlo del girone rosso in questo caso, cioè il vostro. Prima giornata, ovviamente siamo all'inizio, le sorprese ci stanno, soprattutto inizio di campionato, però abbiamo visto cadere Ferrari in casa, abbiamo visto anche Verona perdere a Latina. C'è un livello medio, io faccio fatica, ne parlavo anche martedì scorso qui con Giorgio Bottaro, indicare dei veri valori, soprattutto dal quinto posto in giù è molto molto difficile. Che tipo di campionato è quest'anno, Jacopo? No, io lo vedo molto equilibrato, dove non ci sono più magari come qualche anno fa le ultime, quindi l'ultima fascia che era un po', diciamo, le squadre più abbordabili. Vedo un livello più alto, dove onestamente solitamente chi saliva, le neopromosse, sulla carta erano un po' le più deboli, al momento ci hanno smentito subito, perché sì. Nardò è andato a vincere a Roma facile, e Chiusi ha fatto anche una Supercoppa fantastica, esatto. Quindi è andata subito a vincere su un campo come Ferrara, e quindi al momento vedo grandissimo equilibrio, sarà importante avere proprio un equilibrio tutto l'anno, perché sarà veramente dura fino alla fine. Ecco Davide, questo livello medio, questo magma insomma in cui è un po' difficile capire, vi aiuta o non vi aiuta? Perché io Ravenna obiettivamente non è stata un'annata facile, soprattutto un'estate facile, però io la vedo bene, cioè nel senso può stare davvero in una zona
che l'anno scorso avete conquistato con l'unghie e con i denti alla fine, ma quest'anno potete insediarvi lì fin dal principio. Ma dobbiamo conquistare sicuramente tutto, nel senso che, come ho detto prima, non siamo una squadra, una delle squadre con più talento. Sono d'accordo su quanto avete detto, che è un campionato molto equilibrato. Vedo 4-5 squadre che forse hanno qualcosa in più delle altre, e poi dopo le altre, secondo me, tanto equilibrio. Quindi, però una l'avete già battuta a casa sua. Sì, ma è la prima di campionato, come sempre. Quindi... Però intanto in un... alla lunga serve, questo. Sì, 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 dai, iniziare bene, ma soprattutto anche, ripeto, essendo una squadra giovane, certo, ti dà fiducia. Ovvio, solo una vittoria, però vincere aiuta a vincere. Esattamente. Perfetto, allora, già tantissime chiacchiere, però Francesca, tante altre ne faremo ancora. Ora, breve stacco pubblicitario, poi ci ritroviamo. Eccoci di nuovo qua, seconda parte di Panorama Basket e novità di questa stagione, così come nella nostra prima puntata abbiamo deciso di fornirvi un servizio in più. Perché? Perché i social network ormai sono parte integrante della nostra quotidianità e sono parte integrante anche del modo in cui noi recepiamo delle notizie, e tutte le settimane queste notizie, ma anche delle stranezze, delle curiosità, ve le vogliamo riproporre qui in puntata Panorama Basket. Allora Francesca, da cosa partiamo questa settimana? Partiamo da delle immagini, Enrico, che secondo me sono le più significative che possiamo raccogliere questa settimana. Ve le mostriamo immediatamente. Sono immagini che ritraggono finalmente il ritorno dei tifosi nei palazzetti. Queste sono le immagini che hanno veramente il sapore della pallacanestro che piace a noi, quella dove i tifosi finalmente possono tornare a far sentire la loro passione e il loro calore, il loro supporto alle squadre, non solo nel palazzetto della propria città, ma anche in trasferta. Sono immagini che ci portano a piccoli passi verso una normalità che speriamo di ritrovare molto presto. Eh sì, infatti qui un po' per tutto abbiamo visto Ravenna, abbiamo visto Forlì, abbiamo visto Imola, adesso anche i tifosi di Faenza. Davvero è stupendo rivedere queste immagini, ovviamente come prima di campionato volevamo mostrarvele. Poi ancora andiamo a parlare di una festa. Una festa che si è tenuta domenica a Forlimpopoli, la festa di presentazione della stagione 2021-2022 dei Baskers. Si è tenuta nella sede di acquisti e distribuzione. Ebbene, i Baskers hanno presentato la prima squadra e anche l'Under 17 di eccellenza. Perché? Perché è il loro primo anno in Serie C Gold. Allora noi vogliamo fare davvero un in bocca al lupo grandissimo a Rodolfo Rombaldoni e compagni per questa attesissima avventura in C Gold, così come a tutte le squadre romagnole dalla C Gold in giù, perché ricordiamolo, iniziano i campionati. E Forlimpopoli li inizierà venerdì sul campo del Francesco Francia Zola Predosa, sempre in C Gold. La Virtus Spes Vis Imola giocherà in casa domenica invece contro la Ginnastica Fortitudo. E poi altre immagini interessanti, un'immagine interessante perché torniamo a parlare di tifosi, questa volta però di Cesena. Perché domenica il gruppo Io Tifo Tigers ha pubblicato su Instagram una nota esprimendo rammarico e disapprovazione nei confronti dell'atteggiamento tenuto da alcune persone vicine ai Tigers nel derby con Imola. Parole spiacevoli rivolte soprattutto all'ex bianconero Emanuele Trapani, dalle quali il gruppo si è voluto dissociare, ribadendo la propria linea di tifo sempre positivo e caloroso nei confronti di Cesena, ma anche rispettoso degli avversari, soprattutto di chi ha vestito la maglia dei Tigers per anni. Esatto, e vi dico io che proprio in questi giorni c'è stato comunque un momento di chiarimento in seno alla tifoseria e a una parte ovviamente dell'entourage dei Tigers, quindi tutto ricomposto. E sui Tigers noi accenderemo un focus molto importante martedì prossimo, perché ci sono tante importantissime novità in arrivo, quindi state sintonizzati non solo sulle pagine ufficiali della società, ma anche sulla nostra, perché vi terremo informati durante tutta questa settimana e ne parleremo diffusamente martedì. Francesca, intanto io ti faccio ritornare a vedere i messaggi, mentre noi stiamo per avviare il collegamento, credo possa essere già con noi, con l'ala del Rinascita Basket Rimini, Francesco Bedetti. Ciao Francesco! Non so se ci sente ancora, non ancora, se mi sente Francesco fa un segno, no?
Allora, io intanto dico due cose importanti, perché insomma c'era tenuto il match tra Rieti e Rimini, che era un modo incredibile per iniziare il campionato in Serie B, perché si sfidavano due delle favorite, almeno teoriche favorite, per la promozione della vigilia. È stata una partita davvero intensa in cui Rimini è partita sprombattuto e davvero all'inizio match sembrava aver preso il timone della gara in mano. Poi la gara è diventata davvero punto a punto in grande equilibrio, e il finale è stato invece di marca reatina, con l'esperienza di Piazza, Loschi, che hanno piazzato, scusate il gioco di parole, canestri davvero davvero importanti. Anche il campionato di Serie B lo seguiremo come sempre con grande attenzione, in attesa di ripristinare però il collegamento con Francesco. Francesca, scusa se c'è qualche anche domanda e suggestione del pubblico, è il momento giusto. Allora, un messaggio da parte di Lollo che dice: De Negri lo reputo un terzo straniero perché è veramente forte e per lui sarà un anno fondamentale, gli auguro il meglio perché è un ragazzo d'oro, quest'anno ci sarà la sua consacrazione. Grazie mille. E io ti posso chiedere una cosa, siamo usciti un po' da un equivoco, ovvero sia De Negri che ruolo ha in campo, perché l'anno scorso ha giocato molto da play all'inizio, però il meglio l'hai dato da guardia, cosa ti senti? Sì, è un po' un equivoco che dura da qualche anno, ma diciamo che ho sempre giocato anche nelle giovanili da guardia, quindi un po' le mie abitudini sono quelle, però in campo secondo me posso ricoprire entrambi i ruoli, quindi quello che c'è bisogno. Ad esempio domenica avevamo problemi di falli con i play, ho dato una mano da play, quindi entrambe le cose mi piace farle e posso farle. Assolutamente, però insomma diciamo che così puoi esplodere il tuo tiro, e il tuo tiro diciamo è un'uscita dai blocchi, ma non solo, te lo crei anche in allontanamento, è pericolosissimo. Sì, diciamo che ho un po' più di libertà nel fare le mie cose, nel prendermi i tiri, nel creare dei vantaggi, quindi diciamo quella lì è la cosa su cui mi sto concentrando in questo momento, mantenendo sempre l'attenzione nel playmaking quando ce n'è bisogno. Jacopo, abbiamo visto nella top 5 in precedenza un tuo assist clamoroso per Nicola Natali, ma Jacopo Giacchetti che inizia il campionato, che Jacopo Giacchetti è dal punto di vista, diciamo così, della sua prima di tutto condizione fisica, ma ovviamente anche dello stimolo che hai. No, stimolo ancora da mini basket, quindi la voglia ancora tantissima. Alla fine ho fatto una preparazione finalmente senza intoppi, purtroppo c'è stata ora una settimana fa un colpo qua a una costola, un piccolo problema alla costola, però si sta risolvendo e mi permette di giocare. Jacopo, ma l'hai poi digerita? Io mi ricordo quando ti ho sentito quest'estate, dicevi che il finale di stagione scorso lo dovevi digerire. Oggi, a ottobre, quanto è digerito e quanto ancora non lo è? No, ovviamente ancora no, perché è stata veramente brutta, però ora è una stagione nuova. La squadra è nuova, però dentro chi c'era l'anno scorso, dentro di noi rimarrà per tutto l'anno almeno. E quindi sarà uno stimolo ancora di più a far bene e a cercare di migliorare, perché l'anno scorso avevamo fatto una regular season fantastica, una seconda fase buona di livello andando a fare delle ottime partite, finita in tragedia. Ora quest'anno vogliamo far bene e sicuramente non finire come lo scorso anno. Quindi c'è uno spirito di rivalsa, direi, ed è forse questo spirito di rivalsa che Jacopo ti ha spinto a voler credere nuovamente nel progetto di Forlì e quindi a confermare la tua presenza anche quest'anno? No, quello senza dubbio, perché onestamente lasciare la città ai tifosi dopo tanti anni con quelle partite era brutto, e quindi vorrei fare qualcosa di importante per questa città. Questa città mi ha dato tantissimo da diversi anni e quindi vorrei ripagarla al meglio. C'è un amore, un affetto
veramente dalla gente dalla mattina alla sera, quindi è una cosa per noi giocatori è spettacolare. Quest'anno abbiamo la fortuna di riaverli anche al palazzetto. Esatto. E finalmente possiamo dirlo che giocare a porte chiuse è terribile, perché noi viviamo di emozioni, di adrenalina. Sentire il rumore delle scarpe o se uno poggia l'acqua non mi era mai capitato, quindi qualcosa devo dire che mi mancava. Rimango ancora convinto che con i nostri tifosi al palazzo l'anno scorso sarebbe finita in maniera diversa. Ma allora ti voglio chiedere un obiettivo che mi dirai poi qual è. Però prima ti voglio chiedere quali sono le caratteristiche della Forlì di quest'anno e in cosa si differenzia sostanzialmente da quella dello scorso anno? Oh, sicuramente è più profonda, quindi sotto canestro abbiamo un benvenuto in più che già conosceva tutto l'ambiente, conosceva l'allenatore, conosceva tanti di noi e quindi è come veramente fosse un riconfermato. E quindi già questo, sotto canestro, abbiamo un'alternativa importante a Davide, visto che l'anno scorso, nella parte calda del campionato, purtroppo per infortunio l'abbiamo perso e non siamo riusciti a sostituirlo come volevamo, perché avevamo caratteristiche diverse in altri giocatori. Quindi quest'anno partiamo con due centri di ruolo e poi una squadra dove, l'ha dimostrato dalla prima partita, ognuno è pronto a portare il mattone, nessuno ha il desiderio di fare 30 punti ogni partita, ma sappiamo che ognuno ci può essere un protagonista diverso ogni domenica. E questo deve essere la nostra forza e poi veramente continuare a lavorare a testa bassa e rialzarla solo ai playoff, perché sappiamo che nell'arco dell'anno tutte le squadre poi crescono di livello. Noi l'anno scorso forse ci siamo trovati un po' appagati, visto che avevamo fatto una regular season spettacolare. Esatto. Dobbiamo star lì, lavorare, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Che è l'obiettivo? Perché adesso l'obiettivo vogliamo saperlo. Quest'anno sicuramente... L'asticella è alta, le aspettative sono tante, quindi... No, l'obiettivo alla fine, quando sei là, è vincere. È vincere, sappiamo che c'è grandissima concorrenza, come dicevamo prima. Però dobbiamo avere nella testa l'obiettivo di essere migliori, rispettare tutti, massimo rispetto, però di andare a testa alta su tutti i campi e cercare veramente di creare qualcosa di importante insieme ai nostri tifosi, che già ci hanno dato un segnale venendo a Chieti e quindi secondo me già da domenica inizieremo a respirare nuovamente un po' l'ambiente forlivese. Credi che ce ne siano più i presupposti quest'anno, in senso lato? Sì, vedo che annuisci, non parla ma annuisce. Francesca, intanto dico che proviamo eventualmente, tra poco andremo a salutare i nostri partner, vedremo se riusciamo a recuperare ovviamente il collegamento con Francesco Bedetti. Voglio chiedere una cosa però io a Davide. Ovviamente è cambiato tanto, a parte voi quattro, no, del nucleo storico per modo di dire, dei giallorossi, ovviamente della Ravenna dell'anno scorso, è cambiato tanto in panchina. Mi descrivi in qualche parola, qualche aggettivo Alessandro Lo Tesoriere, come lo stai imparando a conoscere come coach? Sì, sicuramente diciamo che è un modo di allenare completamente diverso da quello che aveva Cancellieri. È un allenatore che ci trasmette grande fiducia, però è allo stesso tempo molto esigente con ognuno di noi. E è cambiato anche abbastanza comunque il tipo di gioco, nel senso che essendo una squadra più giovane cerchiamo di correre di più in contropiede, di prendere anche dei tiri nei primi secondi dei possessi. E forse quello che li accomuna penso sia l'attenzione maniacale alla fase difensiva. Quella è la base, sì, quindi esatto. Deve essere così, e anche la preparazione diciamo in ogni dettaglio della partita della domenica, e quindi queste sono un po' le sue caratteristiche come allenatore, ecco. Infatti Enrico, hai anticipato anche quella che è la domanda
di Saverio e Achille, che chiedevano proprio che cos'è cambiato tatticamente con il nuovo coach e il passaggio da cancellieri allo tesoriere. Ovviamente Saverio e Achille, io vi ringrazio tantissimo perché siete sempre gentilissimi per i complimenti, che non ho letto ma vedrete scorrere comunque. Esatto, allora Francesca, beh, insomma, è cambiato, come l'hai spiegato te, anche un po' l'atteggiamento, però tutti e due molto esigenti, no? Sì, sicuramente hanno un modo di vivere la partita abbastanza agli opposti, no? Però sì, questo non vuol dire, secondo me, poi dopo quello che uno richiede, quello che l'allenatore richiede a ogni giocatore. Certo. Quindi l'esigenza massima c'è, poi uno lo dimostra in un modo o in un altro, ma diciamo l'esigenza è sempre quella, ecco. Perfetto, allora Francesca, andiamo a salutare i nostri partner, vero? Sì Enrico, andiamo a salutare i nostri amici di Basketball Stars Camp. Vivi lo sport con passione e rinnovata fiducia. La grande pallacanestro dell'Eurolega e dell'NBA quest'estate non sarà più un sogno, ma una straordinaria esperienza della quale potrai essere il protagonista. Basketball Stars Camp torna a darti una grande opportunità. 3 settimane a luglio per scoprire i templi del basket spagnolo e statunitense ed allenarti, giocare e divertirti al loro interno, migliorando così la tua tecnica e la padronanza delle lingue. Se hai tra gli 11 e i 18 anni, Richard Lelli, Simone Pieric e uno staff tecnico di altissimo livello ti aspettano con entusiasmo, professionalità e impegno per accompagnarti in una vacanza indimenticabile. La destinazione la scegli tu. Puoi affinare le tue qualità al camp d'alta specializzazione del Baskonia, soggiornando a Vitoria nella foresteria della società campione di Spagna e allenandoti 6 ore al giorno per una settimana con i migliori coach in lingua spagnola e inglese. Basketball Stars Camp ti porta anche negli Stati Uniti, 2 settimane per scoprire i luoghi sacri della pallacanestro e i grandi college di New York e Philadelphia per giocare sui playground più famosi al mondo, dove sono cresciute le stelle della NBA, e per allenarti al Nike Camp o al Sixers Camp dei 76ers, imparando tutti i segreti del mondo professionistico. Spalanca gli occhi, immagina il tuo futuro e inizia a costruirlo oggi. Scopri tariffe e programma su basketballstarscamp.it e prenota subito la tua vacanza di basket agli indirizzi in sovrimpressione. Benissimo, rieccoci. Allora andiamo a vedere se abbiamo recuperato il collegamento con Francesco Bedetti. Io spero che Francesco ci senta e voglio sentire chiaro e nitida la sua voce. Io vi sento, mi sentite? Oh, benissimo, adesso sì, adesso ci sentiamo reciprocamente, bene. Che è quello che volevo succedesse, ovviamente, e finalmente succede. Allora, Francesco, bene. Ovviamente recupero un po' di tempo, grazie di essere in collegamento con noi. Abbiamo parlato della super sfida che ha caratterizzato l'esordio in campionato tra voi e la RSB Rieti. Beh, forse è arrivato un po' troppo presto, subito la prima giornata, non eravate ancora pronti voi, vi manca Tassinari, lo sappiamo, tornerà a partire dal 7 di novembre, quindi tra un mese. Però vi ho visti partire molto bene, davvero a razzo, il finale invece è stato tutto di Rieti. Come l'hai vissuto dal campo? Ma sinceramente, prima o dopo, tanto prima o poi bisogna giocare, quindi a noi ci mancava Tasso, e a loro mancava Andoia, e o bene o male se la siamo giocata un po' alla pari. Dopo, come dicevi adesso, noi eravamo partiti molto bene, secondo me eravamo anche molto carichi, io personalmente ero molto carico, avevo molta voglia, e nel finale sono venuti fuori un po' di più loro, e in base anche a alcuni episodi, però quando si gioca contro una squadra così forte è normale che poi da qualche parte magari ci sia sempre qualcuno che prevale, nel senso con qualche canestro importante. In questo caso è toccato a loro, adesso vedremo poi il ritorno. Francesco, è un inizio di campionato che vi mette davvero davvero subito alla prova, perché Rieti, e poi vediamo anche una slide che abbiamo preparato, il super derby di domenica al Flaminio contro la Faenza, rivelazione di questo inizio di stagione con la sua vittoria in Supercoppa. Abbiamo messo un po' le chiavi della sfida che verrà tra voi e i Manfredi. Insomma, però giocare domenica davanti al Flaminio con i tifosi, lo dicevamo con De Negri e Giacchetti, vuol dire tanto. Insomma, non vedete l'ora, no? Credo.
Sì, no, noi siamo molto carichi. Loro vengono da un periodo di buona, sono in gas aperto, nel senso che comunque hanno vinto la Supercoppa, hanno vinto bene in casa la prima partita. Sarà una bella partita anche questa. Poi con Faenza ci sono sempre stati dei bei derby, delle belle sfide. E noi siamo molto carichi, loro saranno carichi altrettanto, vedremo poi domenica come andrà a finire, dai. Esatto, però c'è grande attesa ovviamente non solo per questa partita ma per vedervi all'opera davanti ai vostri tifosi e per vedere Rimini, come diceva prima Jacopo Giachetti, per Forlì, che deve ancora crescere tanto perché è una squadra quasi completamente nuova e insomma il potenziale ce n'è e ce n'è come. Però Francesca, vogliamo iniziare ad aprire qualche link con Bedetti, perché di argomenti ce ne sono tanti, eh? Sì, ce ne sono tanti. Io partirei proprio da te, Francesco, perché la scorsa stagione è stata piuttosto tormentata e ha subito uno stop forzato e anticipato per via di un tuo problema alla fascia plantare. Quindi io partirei subito col chiederti come stai adesso e se hai recuperato completamente questo problema. Io l'ho visto partire davvero molto bene a Rieti, quindi secondo me ha recuperato. Diccelo te. Ti ringrazio per i complimenti. Sì, faccio un po' lo scaramantico, nel senso che ci vado un po' di piombo, nel senso che non mi espongo troppo. Per adesso sono contento, nel senso che il piede sta reagendo bene, e abbiamo fatto un bel lavoro, ci sto sempre molto dietro, sto facendo le cure giuste, e quindi il piede per adesso non mi sta dando nessun fastidio. Quindi sono molto contento da questo punto di vista. Hai fatto un percorso ad hoc, quindi apposta per la ripresa del piede durante tutta l'estate? Sì, sono stato molto fermo, che diciamo io sono uno che fa fatica a star fermo, quindi ho fatto il bravo, non ho giocato né a beach volley né ho fatto cose da matto come invece magari, non so, fare qualche partitella in giro. Ho rispettato i tempi che mi avevano dato i dottori e ho fatto sempre terapia, l'ho seguito molto. E poi ho iniziato a fare prima un lavoro sulla sabbia che ha pagato, perché comunque mi ha dato modo di lavorare in maniera progressiva. Adesso con le scarpe ai piedi vado abbastanza bene. Ottimo. Tu, Francesco, sei nel progetto del basket Rimini sin dall'inizio, quindi questo è il tuo quarto anno in società. Voglio chiederti che stimoli nuovi ti porta essere nuovamente presente in questa squadra, anche in virtù, alla luce di quello che hai appena trascorso. Moltissimi, perché innanzitutto quest'anno sembra di essere, non dico come in un'altra società, ma sono cambiate molte cose, la squadra è cambiata molto, è cambiato l'allenatore, e c'è molto impegno da parte di tutti, c'è molta professionalità, c'è molto impegno da parte della società a non farci mancare niente, e quindi anch'io che ero rimasto qui, comunque sono rimasto piacevolmente colpito e ti invoglia molto perché in primis io l'anno scorso ho potuto far poco per dare una mano ai miei compagni e secondo perché comunque abbiamo molta ambizione e bisogna far bene, bisogna impegnarsi, bisogna allenarsi bene, bisogna giocare bene, bisogna vincere le partite, quindi siamo tutti molto carichi e ognuno sa quello che deve fare per mettere il suo mattoncino, diciamo. La società ovviamente ha dichiarato i suoi obiettivi in maniera molto chiara, quindi vincere il campionato, salire in A2. L'anno scorso diciamo che questo traguardo l'avete quasi sfiorato, poi purtroppo per via del Covid avete dovuto rinunciare. Quanto è stato difficile affrontare questo finale di stagione così imprevisto per te personalmente e per la squadra e l'intera società? Allora, poi noi era la seconda volta, perché già la prima volta c'è stato il lockdown un po' per tutti e questa volta è successo perché comunque il regolamento imponeva che in caso di positività saltava, praticamente si perdeva a tavolino. Io l'ho vissuta male perché già il primo turno di playoff, non potendo giocare, ero molto arrabbiato e avvilito, diciamo, questo per essere sinceri. Quando poi è successo il fatto della positività, è successo tutto in una volta, è stata dura, molto molto dura, mentalmente è una roba tosta, però è un po' come, io adesso ero già infortunato, però è un po' come quando ti infortuni, nel senso che ci fai poco, poi alla fine ti rendi solo conto di quello che è la situazione, devi farci conti.
Però poi dalle difficoltà di solito se ne esce sempre più forti, il lavoro duro ripaga sempre e se ne esce con delle consapevolezze nuove. Quali consapevolezze vi ha lasciato questa esperienza e che cosa vi porta a tenere alta la determinazione e la voglia di raggiungere i vostri traguardi? Ma questo indipendentemente da quello che c'è stato l'anno scorso, perché comunque la società, come dicevi te prima, è molto ambiziosa, quindi quest'anno non ci siamo mai nascosti e abbiamo detto subito qual è l'obiettivo della società e della squadra. Quindi per le persone che siamo, e che sono i miei compagni di squadra, l'allenatore, tutto lo staff e tutti, siamo tutti molto, molto carichi e molto professionali, nel senso che ci alleniamo sempre al massimo e cerchiamo sempre di fare il possibile allenamento per allenamento, siamo tutti molto carichi. È iniziata la stagione con una partita molto tosta, abbiamo perso e io sono ancora, c'ho ancora un po' di ruggini, sono ancora un po' incavolato per aver perso, però dobbiamo pensare già alla prossima e siamo molto carichi. Allora Francesco, resta con noi, vado a fare una domanda a Davide De Negri, poi andiamo un attimo in pubblicità, ma poi ci ritroviamo anche con te. Davide, gli obiettivi della squadra li abbiamo detti, insomma, cercate di lottare per i playoff, ma io sono curioso anche di conoscere qual è il tuo obiettivo personale. Ormai ti ho definito un giovane veterano, che in cosa vuole ancora crescere, in cosa vuole migliorare e quali obiettivi personali si pone Davide De Negri? Beh, l'obiettivo personale mi piacerebbe prima o poi provare a giocare in A1. Comunque sono tanti anni qualche anno che ormai gioco in A2 e voglio cercare di fare quel passo in più, che è quello poi più difficile. Però ho capito in questi anni che comunque alla fine è anche una serie di coincidenze, di cose, di incastri che ci devono essere, quindi non mi pongo degli obiettivi tanto a lungo termine, cerco di pensare settimana in settimana e sembrano frasi fatte, ma in realtà ho capito che bisogna fare così, quindi in testa ho domenica adesso e poi dopo domenica dopo e così via. Step by step, un work in progress su tutto. Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi ritorniamo con la terza parte di Panorama Basket. Ed eccoci di nuovo qua, terza parte di Panorama Basket, ancora tanto da dire con i nostri ospiti in studio e in collegamento, ma anche tanto da proporvi, ovviamente, con quelle che abbiamo chiamato il nostro InstaFive. Sì Enrico, infatti perché torniamo a darvi alcune notizie in pillole dai social, partendo proprio da una bellissima esperienza, quella che ha vissuto il nostro territorio, che ha visto ospitare da giovedì a domenica a Sportiglia di Santa Sofia il ritiro della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina. 20 atleti si sono allenati intensamente per 4 giorni per preparare al meglio un obiettivo importantissimo, i campionati europei che si giocheranno a Madrid dal 2 al 13 dicembre. E noi ovviamente speriamo che la Romagna porti bene agli azzurri, vero Enrico? Sì, assolutamente sì, è una preparazione importante, seguiremo ovviamente anche la nazionale di basket in carrozzina, così come, ed è una piccola anticipazione, vi daremo, speriamo, martedì prossimo anche un'altra esperienza particolare, sempre di nazionali, targate Romagna in qualche modo, ma non vi anticipo troppo. Vi voglio fare vedere invece anche un'altra foto, sempre presa da Instagram, riguarda in questo caso le giovanili e nella fattispecie One Team Basket Forlì, perché i ragazzi dell'Under 17 di coach Lollo Gandolfi, Carlo Abbondanza, hanno partecipato a un importantissimo torneo a Roseto degli Abruzzi. Era un torneo di grandissimo livello per i ragazzi di quella fascia d'età, perché c'erano tutte le migliori squadre giovanili italiane, non solo Forlì, Bassano, Stella Azzurra Roma, Olimpia Milano, insomma, complimenti ai forlivesi che sono arrivati secondi perdendo solo da Ancona in finale, un gran bel risultato, speriamo sia un bel viatico ovviamente in vista dell'inizio della stagione anche del basket giovanile di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Torniamo dunque adesso anche a parlare con i nostri ospiti. Francesca, ci sono delle domande, delle curiosità legate anche a Jacopo Giachetti. Sì Enrico, Andrea da Russi scrive: ciao, Jacopo, ormai sei un giocatore importante della storia del basket forlivese. Con chi avresti voluto giocare in un quintetto ideale composto da All Stars del passato bianco-rosso? Ah però, curioso, interessante. Ah. durissima. Durissima, però uno te lo dico subito,
Corrado Fumagalli. Anche a quel punto, guarda, posso anche giocare da due, la faccio portare a Corrado. Esatto, Corrado, beh, assolutamente. Corrado, dai, poi Nicolai, che è un amico, che ho avuto il piacere di fare un anno con lui quando avevo 16 anni, e gli ho passato tanti di quei palloni a fine allenamento, a prendere i rimbalzi, che veramente... Però una macchina da canestro. Vabbè, bastano queste due glorie, dai, del basket. Queste due glorie, poi dopo andiamo più avanti. Esatto, beh, anche in 3 contro 5 mi sa che darebbero filo da torcere. Detto questo, Francesca, poi ti passo la parola, ma proprio il discorso che ha fatto appena Jacopo e la domanda del nostro telespettatore, slide dedicata a Jacopo Giachetti, appunto l'ha detto Andrea, ormai è uno dei re di Forlì, Jacopo IV, perché questa è la tua stagione, e curiosamente Jacopo IV regna ancora dietro foto di Domenica Chieti, che ho scritto Teate Regna, e quindi mi sembrava ideale da mettere proprio in questa slide, che propone quello che hai fatto sinora a Forlì. Beh, insomma, già 1058 punti in carriera a Forlì, a 10 di media, 104 presenze, non ti dico qual era la centesima, ma i conti farli da solo e che non l'hai festeggiata, diciamo così, ecco, però insomma c'è tanto tanto ancora da scrivere, vero Francesca? Eh sì, infatti Jacopo, è indubbio il fatto che tu sei ancora estremamente determinante per questa squadra, a Chieti lo hai dimostrato e lo continui a dimostrare molto spesso. Ti chiedo, come ti vedi, in che ruolo nel nuovo assetto di questa squadra e soprattutto che cosa pensi di poter dare ancora alla squadra di quest'anno? No, ancora tanto, perché alla fine fisicamente mi sento bene, ho un grande feeling con tutto l'ambiente, con i miei compagni, con l'allenatore, quindi sono a completa disposizione. Sanno tutti che possono contare su di me e quindi quando vengo chiamato in causa cerco di dare innanzitutto l'esempio a tutti, cercare di portare quello che manca in quel momento. Quindi alla fine di dare il massimo come ho sempre fatto, quindi senza grandi obiettivi da inizio stagione, fare quello che so fare, quindi cercare di dare tutto quello che ho, poi dopo nel bene e nel male. L'apporto invece che lo tesoriere chiede a Davide De Negri qual è? È quello di essere un giocatore affidabile, e quindi di essere un punto di riferimento anche per i compagni, di fare quello di cui c'è bisogno in quel momento, e di essere tosto in difesa. E quest'anno adesso parto dalla panchina e quindi appunto cerco di dare una mano ai compagni anche più giovani, come ho detto prima, e poi di fare le mie cose in attacco, di prendermi le mie responsabilità. Dalla panchina alle partite le si svolta, chiedi al qui presente, insomma, quindi non è un problema. Ma probabilmente i giocatori tosti, Francesca, anche chi è in collegamento con noi, è un giocatore tosto, perché l'abbiamo detto, lui assieme a tutta la squadra ne hanno passate tante e poi sono lì, pronti, in piedi, determinati più che mai. Sì, esatto, determinati per raggiungere il loro obiettivo. Allora Francesco, voglio chiederti, perché pensi che questo sia l'anno giusto per la promozione? Che cosa ti fa pensare che i tempi siano maturi per la squadra, tu che l'hai vista comunque crescere ed evolversi in questi 4 anni? Ma io non sono scaramantico, ma ne stiamo parlando un po' troppo spesso di questa promozione, però appunto, lo so. Le aspettative sono alte. No, non bisogna nascondersi sicuramente. Comunque, per rispondere alla tua domanda, i giocatori sono fortissimi. Me ne sono accorto i primi giorni d'allenamento. Quest'anno i ragazzi fanno molto canestro. E poi sono tutti professionisti, e molti vengono dalla categoria sopra, o comunque quasi tutti hanno giocato nella categoria sopra. Mi sa che io sono uno dei pochi che non ha mai giocato in A2, e l'allenatore, vabbè, non devo giudicarlo io, ha parlato le stagioni che ha fatto per lui. A me piace molto e mi sembra molto preparato e molto sul pezzo. E la società, come dicevo prima, ha
ha fatto un bel upgrade rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni passati. Poi, cioè, in realtà il discorso è che per vincere i campionati non basta essere bravi, belli e fare sulla carta tutto quello che bisogna fare. Bisogna un attimo un po' anche sporcarsi le mani e bisogna guadagnarselo, soprattutto. Esatto. Perché quindi non ti regala niente nessuno. Esatto, bisogna nessuno essere credibili. Nessuno, a partire da lì, di domenica, che ci hanno battuto, dalle squadre che giocheranno contro di noi, che sanno le nostre ambizioni, sanno quello che vogliamo fare e tutti giocano per vincere, quindi non ci regalerà niente nessuno. Sì, siamo sulla carta, siamo tra le squadre favorite, ma alla fine siamo quelli che ci daranno più filo da torcere tutti, diciamo. Avete tanto da dimostrare, anche tu personalmente, che cosa vuoi dimostrare ancora, cosa vuoi mostrare ancora di te quest'anno che purtroppo l'anno scorso non sei riuscito a far vedere? Innanzitutto mi piacerebbe vincere un'altra volta la Serie B, quello sicuro. Perché ricordiamolo, tu e i rivali l'avete vinta a Montegranaro la Serie B, non molto tempo sì. fa. Sì, l'abbiamo vinta, eravamo io e rivali e Broglia ai tempi, che erano venuti passati poi anche da Rimini. E questo sicuro, e poi mi piacerebbe dimostrare di essere un giocatore affidabile che comunque può giocare nelle squadre che giocano per vincere i campionati in Serie B, oppure non lo so, magari qualche matto mi chiama anche in A2, non lo so. Beh, quella la promozione per te che cosa significherebbe? Probabilmente anche questo salto, no? Sì, no, sicuramente io sono molto ambizioso. Le emozioni che ho provato a Montegranaro quando ho vinto il campionato me le ricordo molto bene. Adesso sono un giocatore diverso, è una persona anche diversa, la vivrei sicuramente in maniera diversa, però quando si vincono i campionati è sicuramente un'emozione grossissima per noi che siamo tutti i giorni in palestra ad allenarci tutto l'anno. Penso che qualsiasi giocatore abbia in testa la voglia di vincere un campionato, di cercare sempre di giocare al meglio, di replicarsi anno per anno. Però Francesco, l'hai detto tu, quest'anno avete tutti gli occhi addosso, no? Io credo ci sia una differenza tra la voglia di vincere e l'ossessione di vincere. La nazionale italiana di pallavolo nel 1992 era la più forte del mondo, andò a Barcellona alle Olimpiadi con l'ossessione dell'oro olimpico. Arrivò un Van der Meulen che schiacciò a terra purtroppo quel sogno. Ecco, come si fa a passare dal tenere viva la voglia di vincere e non scivolare nell'ossessione che può essere controproducente? Ma secondo me un po' è lavorare giorno per giorno, quello sicuramente, bisogna lavorare partita per partita e poi man mano prepararsi a quello che sarà poi il finale di stagione, però il finale di stagione non ti inventi niente, nel senso che poi dopo fai quello che hai costruito durante l'anno. Quindi adesso è capitato con la presentazione della squadra e parlando comunque con i giornalisti, si parla sempre di promozione, ma poi alla fine quando inizia la settimana si discute su come vincere la prossima partita. Quindi è inutile, sì, naturalmente sappiamo qual è l'obiettivo, ma è inutile pensare a una cosa che poi dovrà accadere a fine giugno e poi accadrà se devono andare bene un sacco di cose per vincere i campionati. Non basta fare una squadra, bisogna lavorare bene, bisogna avere fortuna, che anche quella lì è una cosa che non va sottovalutata, bisogna essere, c'è un discorso di competitività, perché comunque ci sono anche altre squadre. Secondo me, per come ho conosciuto per adesso i nuovi compagni di squadra, il dubbio di montarsi la testa o comunque di soffrire questa pressione non c'è, perché vedo tutti abbastanza tranquilli. Bisogna essere consapevoli che per vincere e per arrivare fino in fondo bisogna lavorare in una certa maniera. Quindi bisogna essere professionali, professionisti e impegnarsi più degli altri, perché se ti impegni come gli altri alla fine non vinci, bisogna impegnarsi sempre qualcosina in più. Jacopo, sottoscrivi? Io in pieno quello che ha detto Francesco Bedetti. Assolutamente, completamente d'accordo. Credo che insomma questa è una regola aurea che vale un po' per tutti, cioè per evitare appunto di essere sopraffatti, no, dal peso della
anche della voglia di fare, dell'ambizione, delle pressioni che ci sono, è rimanere focalizzati giorno per giorno, fare i piccoli passi avanti, e questo vale per voi come per tutti, no? Sì, anche perché ad agosto credo in poche squadre non hanno fatto la migliore squadra, non hanno comprato i migliori sul mercato, non c'hanno il migliore allenatore, quindi cioè, noi pensiamo a noi, però in tante altre piazze fanno gli stessi discorsi alla presentazione, gli stessi discorsi anche in questi salotti, quindi cioè, dobbiamo star lì, testa bassa, a lavorare. Sì, sappiamo che là c'è quello che, dove vogliamo arrivare, però la strada è veramente lunga. Assolutamente. Quindi passo per passo dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi, e l'anno scorso ci deve anche insegnare qualcosa. Infatti, fra l'altro poi ci sono anche squadre che durante l'anno crescono anche molto, la riprova foste voi, Davide, l'anno scorso, perché diciamo così da marzo in poi innestaste un'altra marcia. Sì, l'anno scorso avevamo avuto questa partenza un po' ad handicap anche dovuta al Covid, e poi da quando arrivò a Rebez ci fu questo cambio di passo, quindi sicuramente inizio stagione le partite sono diverse da quelle di fine anno, di fine stagione, e penso che alla fine comunque la cosa importante è essere continui durante l'anno, e quindi questo è l'obiettivo un po' di tutte. Francesco, torno un attimo da te perché ti voglio chiedere, ovviamente hai giocatori al tuo fianco di grandissima esperienza, che la Serie B, ma anche la Serie A2, penso a Masciadri, penso a Saccaggi promosso con Roma, Masciadri con Casale Monferrato l'hanno vinta, però anche dei giovani molto interessanti, alcuni li conosciamo perché sono romagnolissimi e parliamo di Scarponi e anche di Fabiani, che tra l'altro è forlivese. Insomma, come li vedi inseriti in questo contesto? Che cosa ti possono dare loro? Sono molto forti, secondo me. Fabiani era partito un po' rilento, però secondo me sta migliorando molto. Anche stasera ha fatto un allenamento molto bello, gli ho fatto i complimenti. Sta iniziando a capire quello che è un po' il suo ruolo in una squadra importante, che non è facile, perché mi sono trovato anch'io nei suoi panni, non è facile. Molte volte, sai, quando si viene dalle giovanili si pensa molto ai punti, a queste cose qui, invece in una squadra così importante poi ci sono altre cose che magari un giovane deve dare. E Scarponi invece fa canestro, fa canestro un bel po', è un bravissimo ragazzo, lavora molto, mi piace, è duro, si impegna molto, cerca di capire, e poi come dicevo prima è uno che fa canestro, non quanto Saccaggi, però Saccaggi è una macchina, Saccaggi è una macchina assolutamente, no? Ma ha una facilità di esecuzione incredibile, anche se secondo me ha anche le gambe per andare più dentro, chiusa parentesi. Sì, sicuramente. Va bene, no, però parlare di giovane. Se avessi anch'io la sua mano, farei un po' come lui, magari eviterei qualche botta in più andando dentro e faccio un tiro di più da fuori. Assolutamente. Beh, però quello che ha detto adesso Francesco sui giovani è molto interessante. Francesca. Assolutamente, infatti voglio passare la palla a Jacopo, perché penso che l'esperienza di Jacopo sia qualcosa da cui imparare tanto per tutti i giovani che giocano al tuo fianco, come ad esempio quest'anno Mattia Palumbo. E a proposito di Mattia, mi è venuta in mente questa analogia, perché tu Jacopo hai esordito in Serie A nel 99, come Mattia eri giovanissimo, rivedi un po' in lui, per quello che sta vivendo e sta provando, lo Jacopo degli esordi di qualche anno fa? Di quello che passava la palla a Nicolai e che così Francesca ti ha detto che sei un giocatore del secolo scorso. Vedi com'è gentile. Simpatica, eh? Scherziamo, dai. No, sicuramente Mattia avrà un grandissimo futuro, perché è un ragazzo con gran fisico, prima di tutto, un playmaker così alto, legge benissimo il gioco, sa passare la palla. Se può crescere veramente in tutti gli aspetti, e vedo che ogni giorno lavoro duramente per questo, è un ragazzo molto umile e ambizioso, quindi secondo me avrà veramente, oltre che a un bellissimo presente, perché già domenica ha fatto una grandissima partita e giorno per giorno sta crescendo sempre di più, anche un grandissimo futuro al piano superiore, questo sicuramente senza dubbio.
Tu, Jacopo, non hai mai nascosto il fatto che, oltre ad essere un giocatore, fai anche un po' da mentore, diciamo, per tutti i ragazzi più giovani, che ti vedono poi come un esempio, giustamente. E a proposito di questo, voglio chiederti, c'è un consiglio in particolare che avresti voluto avere tu da ragazzo e che adesso non manchi di far presente ai giovani di adesso? No, una cosa sì, la cura dei particolari subito dall'inizio, perché tante volte si pensa, vabbè, finisco l'allenamento, tiro o faccio quello, invece fatte in una certa maniera, fate le cose come la cura del corpo, lo stretching, le cose finali dove alla fine uno dice basta, è finita la partitella, è finito l'allenamento, vado in doccia, è finita lì. Invece rimanere a lavorare su alcuni aspetti, poi dopo te li ritrovi sia a livello tecnico che fisico, ed è importante poi per arrivare alla fine, la cura del dettaglio è quello che poi ti porta a fare la differenza ed arrivare più in alto possibile. Davide, lo chiedo anche a te, c'è qualcosa che hai... La domanda che ha fatto Francesca è molto interessante, te la voglio proprio rivolgere come l'ha posta Francesca a Jacopo. Cioè, c'è qualcosa che hai dovuto imparare da solo, che per te è importante? Beh, da oppure solo... con l'esperienza, ovviamente, che mano a mano stai accumulando. Sì, vabbè, ovvio che l'esperienza e la possibilità di sbagliare quando sei comunque molto giovane è la cosa più importante. E non tutti ce l'hanno, quindi quello fa la differenza. Da solo no, io ho sempre avuto dei grandi esempi in allenamento. Quando ero a Casale, ogni giorno era come essere a scuola, perché c'era Blizzard che diciamo dava lezioni a ogni allenamento, adesso c'è Cincia, quindi da solo no, però cerco sempre comunque di guardare attentamente, di capire, di prendere qualcosa da ognuno. Ecco, da Cinciarini miei. Che cosa? Soprattutto. Beh, lui è fenomenale nel fatto che comunque va sempre a una certa velocità, ma nel momento in cui diciamo fa due passi più veloci prende sempre il vantaggio. Quindi anche in uscita dei blocchi, che è un po' la sua caratteristica principale, anche se comunque va spesso più lento del difensore, riesce a prendere il vantaggio. Quindi questa è una cosa che ad esempio io, che comunque faccio anch'io tante uscite dei blocchi, provo sempre a studiare, ecco, anche quando lo marco. Io prima ho studiato Tilgman per fare la nostra top 5, ho visto un giocatore che probabilmente salto più di Tilgman, che però l'abbiamo definito no time to die, perché davvero riesce, nonostante no, non sia certo un atletone dal punto di vista della, diciamo così, dell'elevazione, ecco, riesce sempre a trovare un modo per essere efficace e determinante, no? Quindi... Sì, in effetti... Come hai detto tu, non avendo comunque un'esplosività così importante, riesce sempre a... Comunque ha anche un corpo abbastanza importante. Madonna. E riesce sempre in realtà a infilarsi poi in degli spazi che sembrano non esserci. Quindi è una grande dote quella. Francesco, da chi hai imparato di più tu, invece? Ma io sono sempre stato uno che copiava molto. Quindi negli anni ho copiato il contropiede da mio fratello, mi ricordo, a rubare i contropiedi. E poi mi piacerebbe copiare un po' di più da Eugenio, ma molte cose che fa lui non riesco a farle, come giocare il pick and roll come fa lui. Qualcosina in difesa gli ho rubato anche Eugenio, qualcosa sì. Un po' di scaltrezza. E poi in post basso... però stiamo parlando di giocatori proprio di molti anni fa, quando ero piccolo eravamo in C1 a Sant'Arcangelo, guardavo Luca Cimatti che giocava in post basso, era fortissimo, però scusa, stiamo parlando di molti molti anni fa, un maestro del post basso, assolutamente concordo. poi basta, poi il resto in realtà non so neanche fare tante cose io, quindi quel poco che so fare l'ho copiato sicuro. Abbiamo fatto, come dice Venditti, dei giri immensi, ma alla fine gli amori ritornano sempre a Jacopo Giachetti, vero Francesca? Quindi che abbiamo sì. Ancora delle curiosità. Eh sì, Jacopo, io voglio dirti questo, perché questo tuo bel legame con i ragazzi giovani, il tuo sentirti tu stesso un ragazzo, un eterno ragazzo, perché sei un eterno ragazzo oltretutto, mi fa pensare, sì. Ho recuperato, hai visto? Mi fa pensare che... Presto o tardi, e questo me lo dirai tu, io ti vedrei molto bene nelle vesti di coach. E te cosa ne pensi di quest'idea?
Allora, qualche anno fa... Ovviamente, no, devo anche fare questa precisazione, tutto questo dopo che avrei portato Forlì in A. Ecco, questa certamente è l'unica condizione. Esatto. Assolutamente. Altrimenti non ti lasciano andare. Assolutamente, questo è l'obiettivo. No, alla fine qualche anno fa assolutamente non ci pensavo minimamente ad allenare. Ora invece devo dire che mi piacerebbe. Infatti sto facendo anche gli esami parallelamente, visto che grazie alla nazionale, alle tante presenze in Serie A, ho la possibilità di saltare qualche step. Quindi... No, mi piace perché mi piace stare proprio a contatto con i giovani, mi piace anche guardare magari se prima di noi si allenano, stare lì a guardare, a fare due chiacchiere con loro perché non lo so, forse mi ci rivedo o nostalgia, non lo so, però mi piace stare in palestra, mi piace lavorare, cercare anche ora ogni giorno di uscire dalla palestra con qualcosa in più, quindi secondo me non c'è mai un limite di età e di tempo per migliorare o cercare di migliorare in qualche aspetto del gioco tecnico, tattico, e quindi entro con l'obiettivo ogni giorno di uscire un po' migliorato rispetto al giorno prima. E allora voglio proprio finire di tediarti oggi con queste domande, perché voglio chiederti questo. Hai detto che hai iniziato a pensarci, quindi prima o poi questo momento in cui lascerai il campo da giocatore arriverà. Noi tutti siamo curiosi di capire quando questo... Ce non lo vedete dirai, l'ora! Quando sarà il momento, assolutamente no, siamo solo curiosi perché ti voglio far completare questa frase, quindi Jacopo lascerà, si accorgerà che è arrivato il momento giusto, quando si accorgerà o penserà che cosa? Di aver finito, almeno di aver provato in tutti i modi ad aver concluso un percorso per ripagare anche tutto l'affetto di questa città che mi ha dato tanto, mi dà ogni giorno sempre qualcosa di più, e quindi non lo nascondo, il mio obiettivo è cercare di fare il massimo qua, di arrivare dal primo anno che sono arrivato. Il primo anno che sono arrivato l'obiettivo erano i playoff, l'anno dopo abbiamo alzato sempre un po' di più l'asticella, anno per anno c'è sempre stato uno step importante da parte della società che ha fatto veramente degli sforzi incredibili nonostante la pandemia, palazzetti chiusi. È una delle società che si è mossa subito sul mercato, ha cercato di allestire una grandissima squadra, ha un grandissimo allenatore, quindi abbiamo le carte in regola, però come dicevo prima siamo almeno 10 squadre a fare questi discorsi, noi dobbiamo cercare di essere i migliori. I migliori, il mio obiettivo è quello. Detto ciò, ovviamente, Jacopo, io mi auguro di continuare a vederti in campo il più possibile, perché comunque sia fai Serie A, però, perché vuol dire che lui deve fare la sua missione, chiaro, e poi dopo esatto, giocarsi, togliersi lo sfizio di fare un altro anno in Serie A. Esattamente. Ascolta, allora io vado a chiudere però con Francesco prima dei saluti, perché Francesco l'hai detto, step by step, un passo alla volta, una micro missione alla volta, la micro missione si chiama Faenza, partitissima, dico io, chi può andare a Flaminio ci vada assolutamente. Come la vincete questa partita e cosa dovete evitare succeda finché non la vinca Faenza? Ma dobbiamo, visto come giocano loro e come sono in buona adesso, dobbiamo sicuramente pareggiare, se non sovrastare la loro energia ed essere duri, essere cattivi, iniziare a comportarsi come una squadra che deve vincere le partite, guadagnandosele volta per volta e facendo tutto quello di cui c'è bisogno, quindi sporcarsi le mani, difendere e poi pensare in attacco, che comunque i giocatori in attacco li abbiamo. Assolutamente, sarà una partita di grande intensità. Allora Francesca, vieni con me perché salutiamo ovviamente gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia questa sera. Io saluto, sono io il primo a farlo, proprio Francesco Bedetti. Grazie Francesco della tua disponibilità. Ti ho tediato un po' durante questi ultimi giorni, ma è stato davvero un piacere riaverti, ospite nostro. Figurati, grazie mille, è sempre un piacere, grazie a voi. E poi ovviamente ringrazio tantissimo chi ci ha tenuto compagnia qui in studio, a partire da Jacopo Giachetti, grazie Jacopo.
anche per la sopportazione delle mie terribili domande. Ma hai recuperato alla fine, sì, mi saluto perché non vengo più. No, devi salutare, è vero, gli amici, no? Sì, ci dicono di salutare gli amici qua. Fai ciao con la mano. Esatto. E poi ovviamente grazie anche a Davide De Negri, grazie. Grazie a voi. Davide, è stato davvero un grande piacere averti qui. Ovviamente ti auguro tanto tempo a Ravenna per coronare davvero gli obiettivi della società e i tuoi personali. Enrico, ci chiedevano proprio velocemente se era possibile rivedere la partita di Forlì. Allora, vi terremo informati perché ancora non abbiamo a disposizione le esatte messe in onda delle gare della stagione 2021-2022. Seguiteci sui nostri social, vi daremo sicuramente anche questa informazione. Intanto noi, Francesca, io ringrazio te. Grazie a te e grazie a voi per averci seguito. Buona serata.